Condizioni di lavoro durissime e scarsa sicurezza. Non tutti i manovali che lavorano in Qatar riescono a tornare a casa vivi. Il problema era già noto da tempo. Questo video della CNN ha quasi un decennio, ma sembra uguale a quello diffuso in anni molto più recenti dal Guardian. Gli abitanti dell'Emirato sono tra i più ricchi al mondo e felici di ospitare i mondiali di calcio previsti per il 2022, ma alla costruzione degli stadi ci pensano gli operai che arrivano da paesi asiatici, principalmente Nepal e Pakistan, non solo sottopagati ma costretti a vivere e lavorare in condizioni estreme. Così si presentano alcuni bagni e vi risparmiamo i peggiori. Nel campo visitato dal quotidiano britannico lavorano 600 persone e le cucine sono appena due. Probabilmente invidiano le mosche e i vermi con cui dividono il cibo. Questi almeno mangiano senza lavorare e senza paura di morire. Un'ispezione l'ha fatta lo scorso novembre anche la divisione edile della CGIL. Dai microfoni di Radio Anch'io il segretario ha parlato di 1200 vittime nei cantieri, 300 dovute ad incidenti mortali, 900 per le condizioni drammatiche di lavoro. 12 ore al giorno a quasi 40 gradi. La FIFA conosce il problema. Nei giorni della rielezione di Blatter, manifestanti fuori dall'Allianz Stadium di Zurigo sollevavano il problema ancora una volta. La spinta giusta potrebbe ora venire dagli sponsor. A loro non piacerà associare la propria immagine a quella di stadi insanguinati e ai ricchi qatarioti le mancate sponsorizzazioni potrebbero dare più fastidio di quanto ne stiano avendo dalla conta dei morti.